Allora, ragazzi, io no, vi dico sempre due cose. Prima di tutto, non facciamo mai di tutta l'erba un fascio, perché non è che bisogna insultare, no, come fanno alcuni di voi, il milanista, tutti i milanisti e tutti gli juventini. Non facciamo mai di tutta l'erba un fascio, perché esistono persone che sono al di sopra, con tutto che sono gli juventini, milanisti. Ci sono gli interisti che sono marci pure, ricordatevi ragazzi, ci sono tanti interisti che sono marci, quindi non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio. Non è che io sono il più bello e voi siete i più brutti, o io sono il migliore e voi... Non è così che funziona. E quindi, seconda cosa, io non ho niente né contro il Milan squadra né contro la Juve squadra, io ce l'ho con tutti quei detrattori, no? Quegli odiatori. E, tipo Suma, Martinelli, tipo gli youtuber, no? Il Bandito, Vessicchio, Peter Pan, Matt, che ieri ha fatto un video sulla copertina c'era lui, così, no? Con la foto, l'Inter e altri guai per l'Inter, il titolo. No, vabbè, vedete? Cioè, nel senso, sono persone che si alzano la mattina e pensano, beh, cosa posso dire oggi dell'Inter? Capire? Poi, ecco, tenete pure conto di una cosa, non è che io sia un interista, io sì, mi è simpatica l'Inter, ma io quando gioco a Lecce-Inter spero sempre nel 4-0 per il Lecce, tenete sempre conto di questa cosa qua. No, casomai, perché poi molti, ieri per esempio uno mi ha scritto, vabbè, lasciamo stare quel Domenico Palmieri, là, ti dovresti vergognare, non sai, vabbè. Però c'era quell'altro che ha scritto: voi interisti, a voi interisti, anzi è inutile spiegare le cose perché non volete capirle, altrimenti ve le spiegherei. Meno male che non capiamo, altrimenti chissà che pippone che mi avrebbe scritto. Comunque, vabbè, detto questo, tra tutte queste, no, questi youtuber qua, no, buttatori di odio, di fango, per esempio c'è uno che io vi nomino spesso, che sono iscritto al suo canale, sono iscritto da sempre, che è Gio Benzinero, no? E io mi seguo tutti i video e me ne sono andato, mi ero perso proprio un video bellissimo, bellissimo, che è di circa una settimana fa. Il titolo era Io sto con, se non sbaglio, il romagnolo. Io questo non l'avevo mai visto, mi sono visto un video poi ieri. Diciamo che in un certo senso ha il mio stesso stile, perché attacca gli odiatori. E lui è milanista, no? Milanista, però è un milanista che parla del Milan, non è un milanista che butta odio sull'Inter. Ieri ha fatto davvero, non un, no, ieri ho visto questo video di una settimana prima, ma davvero un video di lusso. Cioè, di quei video da salvare, no? Da salvare e poi riguardarseli una volta alla settimana, perché poi vedete, quando io dico la qualità, ragazzi, bisogna trovare la qualità nei video, non il matto, no? Che si mette così in copertina e altri guai per l'Inter. La qualità, lui che cosa fa? Si rivolge ai vari Vessicchio, al Bandito soprattutto, e gli dice: ragazzi, non buttate odio, perché tutto questo odio che voi state buttando oggi vi ritornerà indietro in un prossimo futuro, anzi in un futuro breve, nel breve futuro. Perché? Tutte quelle cose che voi avete detto, no? Tipo la scadenza del bond e del prestito di Zhang, adesso ci torneranno indietro, perché anche il Milan avrà la scadenza a maggio, no? A fine campionato prossimo. Perché non parlate mai della vostra squadra? Perché Vessicchio non parla mai della Juve? Oppure, cioè, che poi Vessicchio parla della Juve, ma parla solo per lamentarsi di Allegri, no? Fa ogni tanto un video, ogni 10 video sull'Inter ne fa uno sulla Juve per lamentarsi di Allegri. Perché il Bandito non parla mai del Milan? Perché, però la cosa più bella è stata, perché non riuscite ad accettare la sconfitta sul campo? Oh, ragazzi, ragazzi, ora, no, come si fa a non ammirare una persona del genere, no? Come si fa? E io purtroppo, quelle sono le persone, vedete, io non guardo i colori,
A me i colori non interessano, a me interessa la qualità, la qualità. E lui è uno molto ironico, quando c'è da prendere in giro l'avversario lo fa tranquillamente, con ironia e non con cattiveria, capite? La cattiveria è quella cosa che ci mette il bandito, che ci mette Vessicchio. È proprio, no, l'odio, si vede l'odio dalla faccia. Tu vedi in faccia questi qua, vedi tanto odio in faccia a questi qua. Mi è piaciuto nel video quando si è impappinato un po', no? Il benzinero, quando ha fatto. Ricordatevi che ad ogni azione, poi non si ricordava, stavo simpaticissimo, no? E ad ogni azione, cioè quando voi fate qualcosa o dite qualcosa, corrisponde una reazione. Poi se le ricordate, ha detto. No, scusate, adesso la dico bene. Volevo dire, ad ogni azione corrisponde una reazione. Mi sono fatto. Vabbè, però, ragazzi, vedete, quello no? È come me, io pure schiaccio play, basta, appunto. Non è che ho un foglio davanti che mi sono scritto tutto e quindi vado così, leggo e parlo. Io schiaccio play e parlo, basta. Quello che ho in mente di dire, poi lo sviluppo. E lui fa la stessa cosa, è logico che poi ogni tanto non ti viene il termine, ti impappini un attimo, dici una cosa per l'altra. Però, ragazzi, capite ora il succo del discorso? Quando io sento un sacco di persone che mi scrivono, ma io sono interista, però sono iscritto a un sacco di canali, ma non c'è bisogno che me lo scrivete, cioè sono cose normali. Quando c'è la qualità, quando uno è bravo, sa esporre, no? I fatti, no? Il discorso, senza buttare cattiveria e odio, perché non iscriversi? Spiegatemi, qual è il problema? E anzi, io vi dico, io su questi canali qua, come Rinaldo Morelli, come Gio Benzinero, come Ale Juventino, Ale Bianconero, io vado e mi rilasso, sento parlare di calcio, sento parlare persone competenti, che parlano di calcio, non parlano male di una squadra, dicono la realtà, raccontano la realtà. Se l'Inter ha giocato bene e l'Inter ha spaccato quest'anno, dicono complimenti, dicono bravi, andatevi a vedere Rinaldo Morelli pure, dicono bravi. E Gio Benzinero è uno che ci mette tanta ironia, no? Ti fa ridere, a me mi mette allegria. Però nello stesso tempo, se c'è da prendere in giro l'Inter, lo fa tranquillamente. Cioè, ragazzi, se lui dice io nella finale di Champions Manchester Inter, tifo Manchester, ci sta, cioè quello ci sta, ma non si alza la mattina a dire, ma l'Inter è piena di debiti, ma il bilancio dell'Inter non si poteva iscrivere, cioè, capito, queste cose lui non le dice, anzi se ne guarda bene dal dirle e critica chi le dice, critica i suoi stessi colleghi milanisti che dicono queste cose, dicono fate, e lui dice fatevi una vita vostra, perché voi una vita vostra non ce l'avete, grande Gio Benzinero.